vola un'aquila nel cielo, vola, boom! E adesso non vola più, e adesso non vola più, e l'aquila non vola più, e i gemellati con l'Inter se ne tornano a casa. No raga, lo vedete lui? Lo vedete lui? Lo vedete lui? 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 È più forte? Della metà? Anzi, anche dei tre quarti di attaccanti che ci sono in Serie A. Partita perfetta! Perfetta! Io raga, sono arrivato a un intervento di Ibra a centrocampo, tra un po' mi commuovo. Cioè, non ho visto mai... Io penso la miglior partita questa da... dall'ultimo campionato in poi, cioè... l'anno scorso non abbiamo giocato mai una partita bella così. Nonostante il cammino che abbiamo fatto, ma veramente ho visto un Milan che giocava ad occhi chiusi, ho visto un Milan perfetto. Ho visto un Milan a cui, nonostante ci sia rigore, sbagliati che sì, non posso rimproverare niente. Poi è vero, andremo ad Anfield mercoledì, non vinceremo, perché secondo me non vinceremo ad Anfield, perché siamo contro una delle tre migliori squadre d'Europa, e va detto. Giocheremo contro una Juve che sicuramente sarà in fase di ripresa e sicuramente vincerà contro di noi, ma per questa partita posso essere veramente, veramente, veramente soddisfatto. Raccontiamocelo insieme. Inizia il tutto con un Milan che pianta le tende nella metà campo della Lazio. La Lazio non ci capisce un cazzo tutta la partita. Infatti, pare gol, non mi pare ne abbia avute. In 90 minuti la Lazio sì, ha concluso in porta. Si è fatta pseudo pericolosa, ma pare gol non ne ha avute la Lazio. Non ne ha avute. Iniziamo col Milan che, ripeto, è molto pericoloso. E troviamo il vantaggio col gol di Leao, che io inizialmente, quando vedete la live che pubblicherò domani, stavo incazzato a morte con Leao, perché era l'unico che quando andava il pallone è automaticamente perso. Ma non è la verità, perché Leao, che perde i palloni appena gli vengono dati, è da sempre, da quando è Milan, che gli dà il pallone e lo perde. Trova un gol che, dove c'è scritto onestamente spingere, lo fa, la mette in angolino, il cazzo ci arriva, Rebic gli fa un assist che è al bacio, perché Rebic gli fa un assist che è una meraviglia. È vero, è una triangolazione, quindi c'è anche un pre dove Leao gliel'ha data per primo, poi Rebic gliel'ha ridata e ha fatto gol. Però comunque sia, c'è un cartellino rosso per Lucas Leiva, o per Sarri, cioè ci sono delle proteste? No, perché c'è ancora da zona attaccato qua sotto, e vedo che ci sono delle risse, delle proteste per una partita che non ha avuto storia. Cioè, questa cosa è alquanto deprimente, raga. Ho visto anche, tipo, qualcosa tra Ibra e Pedro. Ibra che ovviamente va a abbracciare Giroud. Fatto sta, ci portiamo un vantaggio, continuiamo a gestire la partita come se niente fosse successo. Troviamo un calcio di rigore netto, e adesso non venitemi a raccontare delle stronzate, il calcio di rigore è netto. Quel calcio di rigore lì si dà, anzi, ma non è che si dà, si dà anche senza andare al VAR. Quel calcio di rigore lì lo dai, lo dai, lo dai. Fatto sta che l'ha dato, e che sì, purtroppo ha trovato la traversa, ragazzi, che sì. Sbatte sulla traversa. Al di là del rinnovo della storia di queste boiate, parla il campo, che sì, capita di sbagliare un rigore, se l'hai fatto pare da Szczesny quando abbiamo vinto contro la Juve. Capita. I rigori si sbagliano, ma questo non macchia la prestazione di questo giocatore, che comunque, a livello di quello che deve fare, ovvero il mediano, centrocampista, quello che usa il fisico, è veramente indiscutibile. Indiscutibile. Secondo tempo, la Lazio comincia, non dico a rendersi pericolosa, ma comincia almeno a giocare a pallone. Diciamo che dal...
dal 30% aumenta il suo possesso palla al 40%. Mettiamola così. Entra Ibra, locazione di San Siro, gli bastano 5 minuti. Ibra, non so se chi ha visto la partita ha notato oppure no, Ibra si stava lasciando le scarpe. Perché io dico sempre che Ibra è veloce. Ibra è lento, sì, perché c'ha 56 di velocità sul FIFA, allora Ibra è lento, no, Ibra è veloce. Si stava lasciando la scarpa, vede quella cosa dell'occhio Rebic che parte, lascia la scarpetta slacciata, si inserisce, si fa dare la palla e la mette in porta. Che gli volete dire? Un uomo che il 3 ottobre fa 40 anni. Questo uomo il 3 ottobre fa 40 anni anagrafici. Anagrafici, ripeto. Perché non conta l'età anagrafica, conta quanti ne sente. Lui ne sente. Io ho 21 anni, lui ne sente forse meno di me. È una cosa, ha un'energia, non muore mai quel giocatore. Non muore mai. Migliore in campo. Rebic. Ho fatto un attimo di silenzio perché ho deciso tra Rebic e Tonali. Perché Tonali, ragazzi, da quando è iniziata la stagione, ho visto anche le partite del 21 perché al lavoro sono dalla parte tecnica, quindi ho modo di vederle. Tonali sta veramente crescendo. E adesso il prossimo che sento dire che Sensi è meglio di Tonali, lo vado a cercare a casa, perché veramente è una cazzata di quelle assurde. Tonali perfetto, con i piedi fantastico, fa dei cambi di gioco che non gli ho mai visto fare, e non l'ho visto fare anche altri giocatori, sinceramente, fino alle partite che ho visto. Peggiore in campo, allora, di quelli che hanno giocato, peggiore in campo, forse Brahim Diaz. Ma non il peggiore in campo, io definirei il meglio peggio. Scusate, il peggio meglio. Mettiamola così. Perché ovviamente il voto è pienamente sufficiente anche per Brahim Diaz. Tranquilli. Diciamo che è il peggio meglio. Per quelli che hanno fatto finta di giocare a pallone, Bakayoko. Raga, è stato Bakayoko un disastro. Un disastro. È durato 7 minuti, si è fatto ammonire, che poi quella non era un'ammonizione ma un cartellino arancione, perché gli stand per l'osso secondo me ci stavano. Fa fallo di mano a centrocampo sul contropiede a Lazio, Chiffi, Lograzia, e poi si fa male, esce dal campo, finiamo di patire, finiamo di vedere l'oscenità. E a questo punto purtroppo mi tocca dire anche per fortuna, perché almeno al posto di Bakayoko entra Bennacer, che doveva inizialmente entrare al posto di Tonali, entra invece al posto di Bakayoko, così fa 90 minuti Tonali. Bennacer fa una partita fantastica anche lui, per quel che ha giocato per il quarto d'ora ha fatto anche un importantissimo recupero in velocità su Immobile, che non penso che Bakayoko avrebbe fatto. Mai fare il processo alle intenzioni, mai vivere di sedi, ma quanto sta, ragazzi, che la partita non ha storia, perché non, la Lazio non ha veramente da recriminare niente. La Lazio non si è mangiata nulla, non è stata pericolosa, non torna a casa con dire con potevo fare. L'unico condizionale che potrebbe porsi la Lazio è ricominciamo la partita da capo e ripreparamola magari anche in maniera diversa, perché il Milan oggi secondo me, cioè, li ha annientati, raga, cioè, ma ha fatto una partita perfetta. Adesso, questo mi manda un po' in fotta per mercoledì, ragazzi, devo essere sincero. Migliore della Lazio, vi dico, forse Felipe Anderson. È difficile dare un meglio della Lazio, Ecco, in questo caso è davvero il meglio peggio. Felipe Anderson, sì, che è stato l'unico che sostanzialmente è proprio in porta. E il peggiore, Immobile. E abbiamo, per fortuna, Immobile è rimasto con la testa alla nazionale. Male anche Milinkovic Savic, che si fa nettamente trombare da che sì. E se entro da che si fa male, che si gli appoggia la fama in testa a Milinkovic Savic, che gli unici modi per fermare il nostro numero 79 sono fare un fallo. E a volte Milinkovic Savic non è neanche riuscito a far fallo
a chi sì, e lui deve venire a volte Perro o Felipe Anderson o Isai, buona fallo, anche cartellini gialli che sono fioccati. Detto questo ragazzi, questa era l'analisi della partita, così sempre a caldo, perfetta, perfetta, Milan perfetto sotto ogni punto di vista, e non ho tradimento ma anche a Pioli, soprattutto a Pioli, perché riusciamo finalmente a non cagarci più addosso e mantenere la testa in partita, e questa è una cosa molto importante. Noi ci vediamo domani alle ore forse 15, dove vi pubblicherò la live reaction della partita, quindi attivate la campanella, iscrivetevi al canale, lasciate like a sto video, fate il cazzo che vi pare, ma venite anche su Twitch, AdriXXIX-, che non è un sito porno, ma è il mio canale Twitch. Ci vediamo domani ragazzi, forza Milan, e quando è così è ancora più bello di fare.